E buongiorno dall'informazione di News TV. In apertura subito l'argomento che sta tenendo banco in questi ultimi giorni, il piano di riordino dei comprensivi scolastici proposto dall'amministrazione Toselli, un piano sonoramente bocciato durante l'incontro di lunedì pomeriggio all'interno di Sala Azzarri, ma si registrano anche parecchie prese di posizione politiche. Ma prima di arrivare a questo, ricostruiamo un po' cosa è successo lunedì pomeriggio attraverso il servizio. C'erano davvero tutti, i docenti e il personale ATA. Unica rappresentante della dirigenza scolastica, invece, la Barone Freddo, piuttosto agguerrita. Che la serata sarebbe stata caldina si percepiva già dai giorni scorsi, quando attraverso i viottoli digitali dei social si respirava un'aria piuttosto pesante nell'attesa del confronto amministrazione, sindacati e mondo della scuola. E come si suol dire, dopo i tuoni, la tempesta annunciata è arrivata puntuale. Il mondo della scuola centese, senza se e senza ma, ha chiesto all'amministrazione comunale un ripensamento e l'apertura di un confronto sulla riorganizzazione degli istituti comprensivi. L'incontro di ieri, in una sala Franco Zarri gremitissima, le organizzazioni sindacali della FLC-CGIL, rappresentata da Hainis Cattani e Mauro Santi, CISL Scuola, rappresentata da Anna Cavallini, UIL Scuola, SANS, FIGU, Gilda e tantissimi docenti, hanno incontrato sindacato e assessore competente. In platea anche il personale ATA e molti genitori. Dopo la chiara esposizione del progetto da parte dei relatori, è toccato alle domande del pubblico e qui la faccenda si è complicata. Oltre al rumoreggiare della platea che sottolineava i passaggi non convincenti del piano di riordino, l'attacco più duro è arrivato dalla dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Pascoli, Anna Maria Barone Freddo, che ha espresso diversi dubbi sul piano che il Comune intende attuare a partire dal 2018 e si completerà nel 2019 con il recupero post-sisma delle scuole Pascoli. Non sono bastate le rassicurazioni del sindaco Fabrizio Toselli e dell'assessore ai servizi scolastici Cinzia Ferrarini a placare gli animi. La riorganizzazione con il passaggio da 5 attuali istituti comprensivi a 4 nel Centese e 1 di Terre del Reno a 3, secondo le organizzazioni sindacali e i dipendenti della scuola, comporterà inevitabilmente delle difficoltà. Prima fra tutte il rischio di non avere sufficiente personale ATA per garantire sicurezza e servizi adeguati per gli alunni, in particolare con la creazione di un unico comprensivo per 100 capoluogo che arriverà a contare ben 1891 alunni. Con un'unificazione degli istituti comprensivi, ha spiegato Anna Cavallini, si rischia anche di avere una perdita di docenti. Non ne facciamo solo una questione di posti di lavoro, ma anche di qualità didattica e sicurezza. Molto critica soprattutto la dirigente scolastica Anna Maria Barone Freddo. Se fossi stata coinvolta avrei potuto dare un contributo. Mi sono informata anche sui fondi derivanti da azioni PON, Piano Operativo Nazionale. Il nostro istituto comprensivo ha ottenuto 252 mila euro di finanziamenti europei da investire e qualora cambiassero i codici meccanografici che identificano le scuole sul territorio nazionale, queste risorse andrebbero perse. Il sindaco Fabrizio Toselli ha sottolineato come il piano di riorganizzazione sia ancora una proposta che sarà sottoposta al vaglio dei consigli d'istituto del territorio che dovranno esprimere il loro parere. Poi ci saranno ulteriori incontri con l'assessore regionale alla scuola Patrizio Bianchi, con le stesse organizzazioni sindacali per discutere. È una riorganizzazione in cui crediamo molto e ci sarà modo di avere un confronto. E come dicevamo, sulla delicata questione si registrano le prese di posizione politiche, in particolare del PD, primo fra tutti l'ex primo cittadino Piero Lodi, che in merito alla giornata afferma: dopo l'incontro promosso dai sindacati, basta frottole. Adesso Toselli apre un confronto serio, la scuola merita rispetto. Non ci sono più dubbi e soprattutto non ci sono più state risposte, almeno non ci sono state risposte sincere. Che il tema dell'attuale riorganizzazione scolastica proposta dall'amministrazione Toselli fosse un tema sul quale riflettere con serietà era già chiaro a tutti. Lo scorso pomeriggio venne stata l'ulteriore conferma.
Una sala molto calda ed attenta ha dibattuto assieme ai sindacati e all'amministrazione comunale la proposta di rimodulazione degli istituti comprensivi presenti sul nostro territorio. Ed è il segretario del PD Centese Ivan Greghi che entra nel merito dell'incontro in Sala Zarri sul riordino dei comprensivi scolastici. Greghi afferma che una riorganizzazione di questo genere rappresenterebbe una grande sconfitta per il nostro sistema scolastico e per tutto il nostro territorio. Ma c'è anche un'interrogazione di Marcella Cariani, consigliere PD, riguardo la direzione didattica di Reno Centese. L'attuale riorganizzazione dei comprensivi che questa amministrazione sembra volere, a dispetto delle tante ragioni avanzate dal mondo della scuola per sostenere un necessario ripensamento, al proprio interno, tra i tanti, un elemento di preoccupazione che riguarda in modo specifico la parte nord del territorio centese. Questo afferma Marcella Cariani. Naturalmente noi di News TV A e ariacentese.com eravamo presenti alla giornata in Sala Zarri, è stata realizzata una diretta streaming, le qualità del video non sono eccezionali a causa della, diciamo, connessione ballerina del wifi, ma comunque l'audio è molto ben comprensibile e tutto quanto, tutta diciamo la diretta è ancora disponibile, sarà sempre disponibile nel canale live streaming di ariacentese.com. E parliamo adesso di economia. La Banca Popolare di Sondrio ha valutato l'acquisizione di Caricento, siglata nei giorni scorsi la lettera di intenti con la fondazione che detiene il 67% del capitale. Ieri, durante un incontro in salone di rappresentanza della Cassa di Risparmio di Cento, abbiamo registrato l'intervento del presidente della Cassa di Risparmio di Cento, Carlo Alberto Roncarati, in merito alla questione. Sentiamolo. Che tutti quanti voi, centesi e non, due parole ve le aspettiate, se no, se non ne parlassimo sarete certamente sospetti. E mi riferisco alla proposta d'acquisto formulata da parte della Banca Popolare di Sondrio nei confronti di un pacchetto di azioni per adesso limitato al 51%, ma poi estensibile nel tempo fino al 100%, quindi rivolto anche ai piccoli risparmiatori e ai piccoli azionisti da parte di questa Banca Popolare, che è una delle prime banche del paese sottoposta alla vigilanza della BCE. Tutto nasce da un protocollo di cui già tutto sappiamo, sottoscritto anche dalla nostra fondazione, è il protocollo ACRI-MEF, cioè il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Associazione delle Casse di Risparmio Italiane, perché volontà del Ministero era quella di evitare concentrazione da parte delle fondazioni in investimenti bancari. Qual era il movente? Il cattivo esito di alcuni risultati da parte di istituti bancari nei quali era concentrato il risparmio delle fondazioni. Questo ha vanificato l'impegno delle fondazioni, ha reso impossibile continuare a fare l'attività. Per scongiurare questo rischio, il Ministero ha suggerito, ma lo ha per la verità imposto attraverso questo protocollo, ha suggerito una diversificazione del portafoglio. Quindi ogni fondazione italiana non deve avere in investimento bancario più del 33% del proprio patrimonio. E questo è un protocollo che è un decreto in pratica legislativo da osservare. C'è tempo ancora, 2 anni per ottemperare, hanno concesso un certo tempo perché le cose certamente sono difficili, però come tutte le altre fondazioni anche la nostra si è attivata, ha incaricato il proprio advisor, così si chiama, per esplorare il mercato e per trovare soluzioni, perché non ottemperare sarebbe certamente punito. E questo lavoro dell'advisor ha portato a conoscere l'interesse di una banca importante che, ripeto, ha formulato una proposta, cioè una lettera intanto di intenti non vincolante, che dovrà trovare riscontro nelle valutazioni dei numeri della banca, perché sono conosciuti da loro, sono quelli esposti per i pubblici del bilancio, ma quando si acquista ovviamente azioni bisogna vedere cosa c'è sotto e loro verranno a vedere, ma con una finalità ben precisa. Ed è per questo anche che ci terrei a dirlo, visto le nazioni che corrono e la facile, no, diciamo, ironia che può suscitare oggi il movimento delle banche, molte delle quali, alcune delle quali sono state acquisite per oggettiva loro difficoltà, a 1 euro e anche con supporto di soldi.
Non è il nostro caso, quindi noi continuiamo a dirlo, siamo grati anche alla stampa specializzata che lo ha riportato correttamente, definendo questa che sta per avvenire, che probabilmente avverrà, diciamo, che nell'ordine delle cose potrebbe avvenire, come un'operazione che è la prima fusione di due banche sane. Ecco, questo è un elemento di conforto per il lavoro che è stato fatto qui, dagli amministratori, dal manager, da tutti quanti i dipendenti della banca, che sono tutti, come me, orgogliosi di aver fatto parte, di far parte di questa realtà, che si è difesa nei momenti di crisi, che ha saputo superare veramente questi 10 anni di stasi dell'economia, e poi il segnale di ripresa che si verificano, che vediamo anche noi, sia pure ancora deboli e tenui, che è stata onorevolmente sul mercato, pur essendo piccola, a sfatare quel credo, quella convinzione che le piccole banche non ce la possono fare. Le piccole banche ce la possono fare se sono brave, se sono qualitative, se sanno organizzare il loro modello di business, se sanno intercettare le esigenze del mercato e soprattutto quelle dei loro clienti e soddisfarli. Ed è quello che stiamo provando a fare noi da sempre e che continueremo a fare, perché, altra notizia rassicurante, oggi abbiamo avuto una visita di cortesia, quindi è solo 3 giorni dalla notizia, il presidente della Popolare di Sondrio e l'amministratore delegato sono venuti a trovarci come visita di cortesia, non era dovuta, ma ci ha fatto piacere riceverli, e dalle loro parole abbiamo capito qual è il proposito che hanno, ed è quello di introdursi in una realtà, quella della regione Emilia Romagna, dove sono presenti marginalmente con una sola filiale a Bologna, mi pare massimo due, però la regione interessa per quello che è dal punto di vista economico, sociale, dello sviluppo, e introdursi aprendo filiali è certamente più lento e difficile che non acquisire partecipazioni in una banca sana e considerata come la nostra. Quindi hanno immaginato che noi potessimo essere un loro partner importante per questo disegno di sviluppo della Popolare e al contempo noi un braccio operativo importante per loro per sviluppare le attività di Caricento. Queste parole dovranno ovviamente trovare seguito negli accordi e tutto quanto, nelle approvazioni normative da parte degli enti che sono preposti, è concretezza operativa, ma sono per molti versi rassicuranti, anche perché quando accadono di questi fenomeni in genere il primo fatto è quello della diminuzione dell'organico, della chiusura delle filiali, cosa che in questo caso i nostri interlocutori hanno dichiarato di non voler fare. Ecco, allora, con questi elementi di rassicurazione, che ovviamente noi speriamo che siano concretizzati, ma le persone sono serie e hanno questa reputazione, ottima reputazione sul mercato, io a questo punto credo di aver detto tutto quello che c'era da dire, al di là di quello che il giornale ha riportato, e con questa nota di soddisfazione, così, perché quando si vede riconosciuto un lavoro e una capacità che hanno i nostri collaboratori, credo che faccia piacere a tutti. Passo la parola al nostro direttore generale. Buonasera, buon pomeriggio. Cambiamo pagina e parliamo invece della CDCA, questo è l'acronimo che identifica la centrale di dimissione e continuità assistenziale che è partita a Cento, un nuovo servizio frutto della grande collaborazione fra le realtà territoriali, ha preso il via dunque all'ospedale di Cento. Ieri l'altro è iniziata l'attività della centrale di dimissione e continuità assistenziale del distretto Ovest, alla presenza del direttore generale della USL di Ferrara Claudio Vagnini e della direttrice del distretto Nicoletta Natalini. La CDCA rappresenta una nuova modalità di approccio alla dimissione e presa in carico dei pazienti che presentano problematiche di vario genere, sanitarie, sociali, familiari, economiche e eccetera. Alla conclusione della fase di cura intraospedaliera, il team valutativo multiprofessionale e multidisciplinare che verrà avviato da una segnalazione proveniente dai reparti di ricovero in preparazione della dimissione dovrà trovare la migliore risposta assistenziale per ogni paziente e nucleo familiare con l'obiettivo primario di farlo rientrare al proprio domicilio, sebbene con aiuto e assistenza o in subordine in una delle strutture disponibili sul territorio, comunque garantendo la continuità della presa in carico e facilitando le famiglie nell'acquisizione delle informazioni e nell'accesso ai percorsi territoriali sia in ambito sanitario che sociale.
E passiamo invece purtroppo alla notizia, riprendiamo la notizia di alcuni giorni fa, di una settimana fa, quando in un gravissimo incidente stradale morì una 29enne di Renazzo, Cristina Boroiban, in un gravissimo incidente alle porte di Renazzo. Oggi, appunto, nella frazione di Renazzo, l'ultimo saluto a Cristina Boroiban. La cerimonia si terrà alle 15 nella chiesa provvisoria di Renazzo. Successivamente la salma verrà sepolta nel vicino cimitero anziché in Romania, visto che la ragazza era originaria comunque della Romania, così da poter mantenere il legame con la famiglia che si trova in Italia, ma soprattutto con la sua bambina di appena 5 anni. Con questo l'edizione di oggi si conclude qui, grazie a tutti voi della cortese attenzione, ricordo che comunque noi torneremo puntuali domani alle ore 13 sempre in diretta qui da 100, ricordo anche che tutte le altre notizie le potete consultare in qualsiasi momento sul giornale online areacentese.com, che è la nostra testata di riferimento. C'è sempre un numero di WhatsApp per poter contattare la nostra redazione per qualsiasi vostra segnalazione. Con questo davvero ho concluso, vi auguro una buona giornata e vi aspetto puntuali domani alle ore 13.